Ci troviamo sempre a Colonna, al Museo della Ferrovia, che è chiaramente ecosostenibile perché valorizza il territorio. Con? Dunque, appunto, questa è io sono Paola, e questa è la Ferrovia Museo della Stazione di Colonna. Ferrovia perché conserva ancora 500 metri del vecchio binario, dell'armamento ferroviario originale. E museo perché qua vengono raccolte testimonianze, oggetti rotabili, treni antichi e anche racconti delle persone che hanno lavorato in questa ferrovia. Abbiamo tante foto che testimoniano quanto è stato importante questo treno per il territorio. Ricordiamo che siamo sulla Roma, Fiuggi, Frosinone e Diramazzoni, una linea che è aperta nel 1916 e che per tanti anni ha rappresentato una grande ricchezza e una grande risorsa per tutti i piccoli paesi della provincia di Roma e della Bassa Ciociaria. E noi abbiamo voluto conservare proprio questa memoria e per tramandarla anche alle generazioni future, ai bambini di oggi che non conoscono questo treno, non l'hanno conosciuto e non sanno quanto è stato importante per i loro genitori che hanno potuto viaggiare, andare a Roma a studiare, i primi pendolari, i loro nonni, e i contadini che dai paesi della Ciociaria portavano i loro prodotti dell'agricoltura al mercato di Piazza Vittorio. E questo ha significato tanto per il territorio e noi abbiamo voluto proprio conservare le fattezze del luogo come era ai tempi del servizio ferroviario, quindi ripristinare i binari, e riospitare quei vecchi rotabili che ci hanno camminato per tanti anni e poi fare una collezione di foto che sono quelle che testimoniano un po' anche l'evoluzione di questo territorio nel corso degli anni. Ci sono tante testimonianze anche del periodo della guerra. Ricordiamo che questa ferrovia per un lungo tratto costeggia la via Casilina, che è stata il teatro delle ultime battaglie degli alleati che entravano a Roma nel giugno del 44 e si vede spesso la ferrovia e le stazioni a volte danneggiate e abbandonate. E quindi ecco, abbiamo voluto proprio raccogliere tutto quello che abbiamo trovato anche sul territorio. Facendo una passeggiata nel museo si trovano anche dei segnali che non sono propriamente di questa stazione, che abbiamo raccolto, a volte abbandonati, a volte distrutti, a volte accantonati lungo la ferrovia andando appunto verso Fiuggi. Quindi ci alziamo ed andiamo a visitare queste bellissime cose che avete raccolto. Bene. Quindi raccontaci di questi treni, in ordine cronologico, dal più vecchio al più recente. E questo che abbiamo alle nostre spalle è un locomotore del 1916, era utilizzato per il trasporto dei vagoni merci, infatti vediamo che dietro ci sono varie tipologie di carri chiusi, carri aperti, perché questa ferrovia, oltre al trasporto passeggeri, aveva anche una vocazione come trasporto merci. Quindi abbiamo detto 1916. Ci spostiamo un po' più in qua e arriviamo negli anni 20. Questo è un locomotore che poteva essere utilizzato sia per il servizio passeggeri che sempre per il trasporto merci. Negli anni del dopoguerra vennero fatti questi convogli che si chiamano complessi interurbani bloccati, appunto per il servizio urbano, interurbano, e parliamo quindi degli anni 46-49. E invece negli anni 50 venne fatta questa nuova serie, le 800 si chiamano, a seguire ne venne fatta un'altra, le 810-11, via dicendo, che erano un po' diciamo delle frecce rosse dei tempi, ovviamente per questa ferrovia. Comunque erano dei treni molto più moderni, che avevano anche una velocità superiore, erano molto più scattanti nella ripresa, perché ricordiamo che questa ferrovia, salendo dopo Palestrina, cominciava ad alzarsi di dislivello sul Monte Scalambra per arrivare fino ad Acuto, quindi siamo intorno ai 900 metri sul livello del mare. Io devo dire che una grande ammirazione per questa passione per il territorio, perché veramente qui c'è lavoro, sudore, però bello, complimenti. Grazie. Never.
Allora si parte per questo viaggio meraviglioso. Eh già.